Buonasera a tutti e bentornati sul canale per questo nuovo video. Questa sera andiamo a fare una domanda riguardante una relazione che è già nella vostra vita. Potrebbe riguardare una relazione affettiva d'amore, una relazione amicale, una relazione parentale, una relazione lavorativa, qualsiasi tipo di relazione. Andremo a chiedere se è ancora utile per voi avere questa persona nella vostra vita oppure se invece è arrivato il momento di chiuderla. Questo perché magari molti di voi potrebbero essere nel dubbio in alcune situazioni, e non sapere se magari semplicemente è un momento no, è un momento di assestamento, magari ci sono altre soluzioni oppure se effettivamente quella persona non deve più far parte della vostra vita, magari l'universo l'ha mandata semplicemente per svolgere un compito e sappiamo che a volte semplicemente le relazioni terminano perché hanno finito il loro corso, quindi andremo a chiedere insomma se questa persona deve rimanere nella vostra vita oppure no, se l'universo e il vostro team spirituale vi consiglia di continuare a coltivare questo rapporto oppure no, e questo può essere appunto riguardante le più svariate situazioni. Ho preparato due mazzi di tarocchi e due pietre. Oggi abbiamo due pietre normalissime, non sono cristalli. Per la variante numero 1 abbiamo questa qui, sul colore più marroncino, e per la variante 2 abbiamo questa che è più bianca. Potete farvi aiutare dalla pietra a scegliere o anche dal mazzo. E poi andremo anche con altre carte tarocchi e altri oracoli sempre a fare ulteriori delucidazioni. Vi ringrazio tantissimo come sempre per i commenti che lasciate sotto nella sezione appunto community. E poi vi ricordo che ci sono anche su Instagram, se volete seguirmi anche lì, mi trovate come Nemesi 2.0. Vedrete la stessa immagine che trovate su questo canale, quindi l'immagine del profilo di questo canale sarà la stessa che trovate su Instagram, quindi è facile trovarmi anche senza il link. Detto questo, grazie ancora per la visione, partiamo subito con la variante 1. Ciao variante 1, tu hai scelto questa pietra qui. Andiamo a vedere che cosa devono dirti le carte, andiamo a vedere qual è la tua situazione, di cosa stiamo parlando, chi è questa persona della quale oggi parleremo per te e che cosa è venuta a fare questa persona nella tua vita. Qua parleremo solo di una persona, non di gruppi di persone. Se volete potete dirmelo nei commenti, farò anche video riguardanti a un gruppo di persone, per esempio, per alcuni vorrebbero sapere se il gruppo di persone della loro famiglia o se il gruppo di persone con il quale lavorano potrebbe ancora fare bene alla loro vita o meno, insomma, se devono cambiare o meno. Ecco, se volete fatemelo sapere. Oggi vedremo una persona singola. Allora, deve ancora questa persona fare parte della vita di quelli che guardano la variante 1? Quindi immagino abbiate pensato a qualcuno in particolare. Questa persona deve ancora fare parte della vita di quelli della variante 1? Abbiamo il 4 di spade al contrario. Questa persona deve ancora far parte della vostra vita. Abbiamo la forza. Abbiamo il lotto di denari. Cos'altro variante 1? Abbiamo l'otto di bastoni. La giustizia al contrario. Lotto di coppe al contrario. Cavaliere di bastoni, scusate, di coppe al contrario. Poi il fante di coppe al contrario. La regina di coppe al contrario. E poi un'ultima carta, per favore. Il cavaliere di denari al contrario. Sul fondo del mazzo abbiamo l'asso di denari al contrario. Ok, allora questa è una persona con la quale
C'è un'intermittenza, c'è una situazione di costruzione, ma che da quello che vedo non è riuscita a concretizzarsi molto bene. Ripeto, questo potrebbe avere a che fare con una relazione affettiva o amicale o di qualsiasi genere. Vedo che questa persona sta cercando di investire nel rapporto con voi, sta cercando di mettere energie in quello che è appunto la vostra relazione e vedo che è una persona in realtà che è stata mandata dall'universo per darvi forza, per tirarvi fuori da questo quattro di spade, quindi questa energia nella quale siete stati molto chiusi in voi stessi, magari a ruminare sul passato, rimuginare su quelli che possono essere stati degli eventi dolorosi della vostra vita. Diciamo che avete sperimentato qualcosa di negativo prima e che queste cose vi stanno ancora condizionando, appunto tenendovi molto spesso imprigionati in questa energia bassa. Ecco, questa persona è stata mandata nella vostra vita per ricominciare a costruire, per ricominciare a anche solo uscire di casa, anche solo a vivere la quotidianità. Quindi questo potrebbe essere o un amico o una persona che avete conosciuto da poco, magari alla quale siete interessati dal punto di vista affettivo, oppure una persona che, beh, non vedo che ci siano, non c'è un per molti un passato qui. Se questo è un parente, magari non avete visto questo parente per molto tempo, magari è un lontano cugino o qualcosa del genere, insomma, che con il quale non avete mai costruito veramente qualcosa. Però vedo che allora, per alcuni mi arriva questo: c'è un legame di sangue se questo è un vostro parente, però è come se non aveste mai approfondito veramente il rapporto. Questa persona però tuttavia non se n'è mai andata veramente dalla vostra vita. Questo potrebbe anche essere un amico di lunga data, una persona che conoscete da tanto tempo. Vedo che insomma non c'è mai stato veramente modo di approfondire questo rapporto, ma questa persona non se n'è mai andata. E qua mi viene detto quasi che è un peccato il fatto che non ci sia comunicazione tra voi, o perlomeno non ce ne sia tanta quanta magari questa persona vorrebbe, perché vedo più l'altra persona nei vostri confronti essere disposta alla comunicazione che voi. Voi potreste essere nella vostra nuvola nera in certi casi e non lasciare che gli altri entrino. Quindi questa è una di quelle persone che è stata mandata per riportarvi un po' di forza. Abbiamo proprio la carta della forza con la carta del lotto di denari. Quindi la forza, questa persona vi dà la forza di ricostruirvi, ricostruire una vita, ricostruire quello che forse è crollato prima. Ripeto, le persone da variante 1 potrebbero aver avuto molto dolore nel passato, potrebbero aver sperimentato moltissima sofferenza, crolli importanti e parlo di magari matrimoni che sono terminati, relazioni di lunga data che sono terminate o magari avete dovuto vedere crollare la vostra carriera o quello che avevate costruito. Per altri invece magari vi siete trasferiti in un altro luogo e questa è una persona che non conoscete bene perché è qualcuno che dopo aver subito questo lutto, diciamo, del dover lasciare tutto indietro, questa è una persona nuova che si affaccia e questo potrebbe essere spaventoso per molti, però sicuramente a lungo poi lo riconoscerete. Vedo che questa è una persona che ha anche pazienza, una persona che ecco, mi arriva forte questo, non vi deve scuse per niente, cioè non a voi, ma in generale no, non è una persona che si comporta in maniera meschina o una persona che. Ecco, perché vedo che quelli della variante 1 potrebbero aver sperimentato questo, quindi forse avete paura di incontrare di nuovo questo. Quindi questa non è una persona che si deve scusare molto spesso nella sua vita perché non fa torti agli altri, non perché non voglia scusarsi, ci mancherebbe. Nel momento in cui sbaglia, questa è una persona che vedo assolutamente chiedere scusa, vedo una persona che ha il senso di al senso del giusto, no? Della giustizia. Quindi non è una persona che fa torti, anzi, mi sembra qualcuno di molto empatico e che fa attenzione a non fare del male agli altri. E vedo che è una persona che non si allontana. Non si allontana da. Cioè, non so perché, forse per alcuni questo potrebbe essere importante.
Questa persona non farebbe mai ghosting, non si allontanerebbe mai, non vi lascerebbe mai lì a chiedervi che fine ha fatto. Non è un approfittatore, un'approfittatrice, non è una persona che guarda i propri tornaconti, assolutamente no. È qualcuno che nel momento in cui entra nella vostra vita lo fa in maniera onesta e non se ne va. Rimane, qualsiasi cosa succeda. È una persona che vi sostiene e direi. Una bellissima energia, una persona che ci tiene a essere al fianco delle persone a cui che sceglie, perché poi non è che non sta a fianco a tutti questa persona, ma le persone che sceglie invece gli piace sostenerle, vuole sostenerle, vuole accertarsi che abbiano il meglio, vuole accertarsi che stiano bene. Quindi questa è l'energia che vedo. Vedo inoltre che non vuole che voi vi scusiate per la vostra instabilità, perché in questo momento, proprio dovuto a ciò che avete vissuto, voi potreste avere dei momenti particolarmente oscuri o particolarmente fuori controllo, e questa non, è una persona che non vuole che voi vi scusiate per questo, assolutamente. Per questo abbiamo questo ritornare delle scuse in questa lettura. Questa è una persona che è in grado di mettersi nei vostri panni, il che è una cosa, il che è tutto dire, perché è una cosa bellissima. È una persona che non vi giudica, piuttosto si mette nei vostri panni, comprende che cosa vi stia succedendo, o cerca di comprendere, se non lo capisce, vi chiede di spiegargli o di spiegarle, vi chiede se avete bisogno di aiuto, bisogno di qualcosa. È veramente una bellissima energia quella che sto vedendo. Quindi, variante 1, se avete dei dubbi o pensate che questa sia una persona di cui non fidarsi, assolutamente no. Mi viene da dire che potete stare 99% tranquilli, anche perché ricordiamoci sempre, questa è una lettura interattiva, quindi per quelli che mi scrivono, ah ok, grazie, bene, adesso che ho visto la lettura sono tranquillo, posso fidarmi. No, ragazzi, perché è sempre solo una lettura interattiva su internet, quindi non è detto che veramente parli della vostra situazione. Magari è particolarmente risonante, però non è detto che sia la vostra risposta. Cioè, chiaramente avrete le risposte poi nella vostra vita, vedendo come le persone intorno a voi si comportano e capendo se effettivamente è così o meno. Io vi dico quello che vedo, e questa cosa risuonerà con tante persone. Vedo qualcuno che in questo momento, però, tra l'altro, non sta investendo con voi, perché sembra quasi che gli sembra quasi di perdere del tempo in certi momenti, perché vede che voi non volete investire. Vi vedo molto fermi, vi vedo che non comunicate, vi vedo che non interagite, non investite voi, e quindi questa persona non investe a sua volta. È come se aspettasse che lo facciate voi. Nel momento in cui lo fate voi, allora anche lui o lei mette questi tasselli, no? E qualcuno che sicuramente non spreca le sue energie, ecco, è una persona comunque molto cosciente della propria energia, di quello che è il suo tempo, è una persona che giudica il proprio tempo come prezioso, è una persona che non sperpera le sue energie, il che è positivo, perché è una persona che vuole bene a se stessa, questa. Ed è anche qualcuno che se vede che non investite, non calca la mano, ecco, non è qualcuno, il che è molto positivo, ripeto, perché non è qualcuno di disperato, per esempio, poverino, che magari corre dietro alle persone che non lo vogliono, non la vogliono. No, questa è una persona che sa benissimo, conosce il suo valore. Quindi soltanto dà le sue energie soltanto a chi lo o la reciproca, il che è giustissimo. Quindi direi che state attirando persone, variante 1, che comunque hanno un equilibrio, perlomeno questa è una persona equilibrata, qui non so le altre persone della vostra vita, ma questa qui in particolare è una persona equilibrata, con un equilibrio interiore, è soltanto qualcuno che ci va molto cauto, perché vi vede un po' sulla difensiva, vi vede che non comunicate, aspetta che siate voi a fare il primo passo, perché sa che la chiusura viene da parte vostra, comunque che magari non vi sentite a vostro agio. Questa è una persona molto empatica, quindi potrebbe anche aver percepito che voi magari non vi sentite a vostro agio nella comunicazione o nell'interazione. Quindi piuttosto che forzarvi, preferisce stare un attimo indietro, ok? Andiamo adesso a chiedere se ci sono delle carte dagli oracoli oscuri. Allora, che cosa dobbiamo sapere? Variante
numero 1. Cosa dobbiamo sapere per le persone della variante 1? Variante 1, che cosa dovete dirmi? Perché ha scelto la variante numero 1? Abbiamo la carta di Grimorio, autenticità, e poi la carta di autorità, High Priest. Ok, questa è una persona che è molto autentica ed è qualcuno che per voi può rappresentare una guida, ma non mi fermerei qui, andiamo a chiarire con i tarocchi ciascuna di queste carte. Già da qui posso vedere che comunque è qualcuno che è genuino, quindi questa è un'altra cosa molto positiva. Forse variante 1 per voi è così difficile accettare questo perché avete attirato così tante persone negative nella vostra vita che quando se ne presenta una sana dite: ma come? No, non è possibile, non può essere così. È troppo inverosimile, è troppo bello per essere vero, non può succedere a me. E invece no, variante 1 ti sta succedendo. Questa è una persona che ti tiene al tuo benessere, è una persona integra. Tappiamo lo champagne. Allora, perché abbiamo la carta di Grimorio, autenticità? Abbiamo il 2 di bastoni. Persona molto razionale questa. Una persona molto calcolata, mi è venuto da dire, ma non in maniera strategica negativa. È una persona che pensa prima di agire, pensa prima di fare le cose, pensa prima di parlare, ha una buona razionalità. Quindi, se ad esempio voi avete dei problemi in questo senso, vedo che potrebbe esservi di aiuto, chiedere magari un consiglio a questa persona. Ecco, questo è solamente un plus, diciamo, perché sicuramente il motivo principale, è che questa persona sia genuina, quindi il motivo principale per il quale questa persona è nella vostra vita è che è arrivato qualcuno di genuino. Poi abbiamo la carta del 4 di bastoni. Perché abbiamo il 4 di bastoni? Ah, ecco, qua Ok, devo dare una notizia che non so se vi piacerà molto, per alcuni solo, è molto specifica. Ci sono persone che credono che questa sia la propria fiamma gemella, ma non è così. E questo non deve essere qualcosa di negativo, nel senso che l'universo vi sta semplicemente parlando, vi sta dicendo che state attirando persone autentiche e genuine, ma non è ancora questa la persona che voi state pensando, la persona che voi state aspettando. Non è ancora questa, ma secondo me ne arriveranno altre, comincerete a attirarne altre perché siete su questa linea. Quindi, insomma, detto proprio brutalmente, di non attribuire immediatamente a questa persona, subito, se potete, questo ruolo di essere, per esempio, la vostra anima gemella, la vostra fiamma gemella, di essere la vostra controparte, perché non è detto, magari potete conoscere una persona altrettanto autentica, altrettanto genuina, altrettanto sana, equilibrata, ma che è più compatibile con voi. Quindi questo era importante per alcuni da dire. Fatemi sapere se vi va, ovviamente, nei commenti, se è il vostro caso. Abbiamo il 4 di spade, al contrario. Allora vedo che questa persona, con la sua autenticità, è arrivata per farvi abbassare le armi. Quindi, con la sua autenticità, questa persona finalmente vi fa rivalutare il mondo esterno. Questa potrebbe essere per alcuni addirittura la prima persona, dopo tempo, oppure una delle prime, che vi fa mettere in discussione l'idea che vi siete fatti del mondo da qui a qualche anno fa, nel quale appunto avete dovuto subire tutto ciò che avete subito, vedo che questa persona vi fa rimettere in discussione, quindi vi fa un po' ritirare le armi, mettere via l'ascia di guerra e domandarvi se effettivamente potrebbe esserci qualcuno di buono, qualcuno di autentico, qualcuno per il quale vale la pena
continuare a vivere, lottare, eccetera. Questa è una sorta di segno positivo che l'universo vi manda, tra l'altro. Abbiamo la carta dell'imperatore al contrario. Allora, vedo che questa persona vi può aiutare anche nel momento in cui voi perdiate il controllo della vostra vita o di certe situazioni. Essendo qualcuno di molto equilibrato, molto razionale, questa persona può aiutarvi a ritrovare il vostro equilibrio, quindi a ritornare in potere delle cose della vita, della vostra vita in quel momento, delle vostre emozioni in quel momento, del vostro mondo. È una persona in grado di sostenervi dal punto di vista emotivo o comunque in generale è una persona che sa stare vicino, capire la vostra difficoltà e con la sua razionalità, la sua capacità fornirvi delle soluzioni o semplicemente anche essere lì come una roccia, no? Come qualcuno che è solido, è stabile e che vi fa vedere che va tutto bene. Quindi direi una presenza molto bella. Abbiamo il 6 e sì, abbiamo l'8 di coppe. Cos'altro? Perché abbiamo il Papa come oracolo? Abbiamo il Fante di nuovo, il Fante di coppe. Perché abbiamo il Papa? Mi date un'altra carta, per favore? Abbiamo il 2 di coppe. Ok. Allora, vedo che questa persona ha... Questa è una persona che vuole condividere dei miei momenti con voi. Il 2 di coppe non deve essere necessariamente una carta che parla di amore, anche se può esserlo, perché abbiamo detto questa può essere una lettura sia riguardante l'amore che l'amicizia che altri rapporti. Se questo è un amico, è una persona che vuole condividere con voi dei momenti in cui siete voi due e potete parlare in maniera intima, cioè magari questa persona vorrebbe che voi vi confidaste con lui o con lei e lui o lei vorrebbe confidarsi con voi, vorrebbe questo tipo di rapporto, non semplicemente un rapporto superficiale. Se voi pensavate che non fosse così, questa è un po' una conferma per dirvi no, assolutamente, questa è una persona che vorrebbe potersi sentire libera di creare questo tipo di legame profondo. Quindi anche il fatto che voglia costruire un legame profondo con voi è molto bello perché non è da tutti, no? Quindi assolutamente questa è una conferma di quello. Inoltre vuole anche dirvi questo: nel momento in cui voi vi sentite male, perché vi vedo a volte veramente impossibilitati a avere un'interazione con le altre persone, in certi momenti voi potreste stare male, potreste sentire di volervi isolare, potreste sentire che non ce la fate ad avere interazioni con gli altri e potreste magari, alcune persone della variante 1 potrebbero auto-isolarsi per ore, giorni, anche settimane o mesi in alcuni casi. Sappiate che questa persona non vuole che gli chiedete scusa per questo, non vuole che vi sentiate male o in colpa per questo, capisce assolutamente e vi vuole dire che comunque sarà sempre lì. Vuole dire che sarà sempre lì nel momento in cui voi decidiate di essere, di no, di, scusatemi, di tornare in contatto, o comunque, che questa persona non se ne va soltanto perché voi siete, meno presenti. Un'altra cosa che vorrebbe dirvi è che con questo 2 di coppe vorrebbe che voi condivideste questi momenti perché gli amici servono a questo, oppure le persone comunque che ci vogliono bene servono a questo, no? A non dover tenere tutto il peso che abbiamo dentro, ma poterlo condividere, possiamo dire, e sappiamo che per la salute mentale è molto importante parlare, dire alle altre persone come ci sentiamo, altrimenti portando tutto dentro a un certo punto si esplode, si sta molto male. Quindi, se questa è una persona della quale vi fidate o con la quale vi sentite a vostro agio a confidarvi, assolutamente, questa è una persona che vorrebbe dirvi: io ci sono. Quindi nel momento in cui voi vi isolate e vi tenete tutto dentro, questa persona allo stesso tempo è ok con questo, ma vorrebbe dirvi, cavolo, vorrei che mi parlasse perché vorrei che non dovessi stare male da solo o da sola tenendo tutto dentro, io sono qua per questo. Quindi questo è il suo scopo. Direi che è chiaro ormai, però vorrei andare comunque a chiedere ai tarocchi, agli arcani maggiori, questa persona deve rimanere nella vostra vita? È bene che rimanga nella vostra vita o no? Ad
Abbiamo la forza. Io direi assolutamente sì, questa persona vi porta una grande forza. Questa è una persona sulla quale potete letteralmente contare e fare affidamento. Se avete bisogno di qualcosa, se non sapete a chi rivolgervi, se siete nella cacca fino qua, questa è una persona da chiamare alle 2 del mattino, capito? Cioè, in questo senso, questa è una persona che non vi manda a stendere se la chiamate alle 4 del mattino. Magari state male, avete bisogno di parlare o cose del genere, quel tipo di amicizia, quel tipo di rapporto. Quindi assolutamente è una persona che ebbene rimanga nella vostra vita. Vedo che c'è anche appunto l'asso di denari, quindi semplicemente le carte vi dicono c'è una sorta di blocco in questo momento o un rallentamento nello sviluppo del vostro rapporto. Perché ci potrebbe ancora essere poca comunicazione, un'assenza di comunicazione o comunque la cosa molto molto rallentata. Ecco, questo è quello che volevano dirvi le carte. Ma sul fondo del mazzo di questi arcani maggiori ho visto il carro adesso, quindi penso che specialmente da parte vostra, una volta acquisita questa consapevolezza, magari proprio grazie a questa lettura, voi potrete entrare nell'ordine di idee di magari piano piano con i vostri tempi aprirvi sempre un pochino di più, anche perché vedo che questa persona dal canto suo è assolutamente disponibile all'apertura, al dialogo, alla comunicazione, a condividere tutto, la vostra vita, a condividere tante cose belle, brutte, positive, negative, senza giudicarvi. Quindi vedo che assolutamente questa cosa può evolversi in maniera molto positiva. Bellissima lettura, ma andiamo a chiedere ancora un oracolo degli angeli, anzi, vediamo quanti ne escono, insomma, se ci sono dei consigli. Magari per voi, di come potete voi affrontare questa situazione nel modo migliore senza che sia troppo traumatico, senza che sia eccessivamente overwhelming, quindi che vi faccia, che senza che le emozioni vi possano sopraffare. Andiamo a chiedere, allora, che cosa dobbiamo sapere riguardo a questa persona? Che cosa dovete dirmi? Vedo un consiglio per le persone che guardano la variante 1. Abbiamo la carta di opportunità. Ti viene detto che questo è un po' tosto come messaggio, eh? Opportunità. Le opportunità ci si presentano, ma siamo noi che dobbiamo coglierle. Ora, non sto dicendo che questa persona, se tu non cogli l'opportunità, se ne va via, non torna mai più. No, perché questo assolutamente sarebbe esagerato. Però sicuramente nel momento in cui tu continui, se continui a mandarla via, a scacciarla o tutte le altre persone così che potranno arrivare, perderai opportunità. Quindi ci tengono a dirti questo le carte, di provare, fare un piccolo, piccolissimo sforzo se puoi, di aprirti un pochettino perché potrebbe valerne la pena, potresti renderti conto del fatto che ne vale la pena. Abbiamo un'altra carta che dice comunica chiaramente, quindi per persona variante 1 io penso che forse sia importante per voi comunicare come vi sentite. Se avete delle paure, potete comunicarle con questa persona. Abbiamo visto prima con le carte del 2 di coppe, con il fante di coppe, con l'8 di coppe, che questa è una persona che non vi giudica. Se voi gli dite, per esempio, non riesco a parlare con te di questo, mi autoisolo perché ho paura, perché tutti quanti mi hanno utilizzato. Insomma, le altre persone si sono prese gioco di me e della mia innocenza, eccetera. Questa è una persona che capirebbe questo. E non mi stupirei se ci fosse passato anche lui o lei, quindi capite? È una persona empatica che vi comprenderebbe. Quindi piuttosto che autoisolarvi, vedo il consiglio di, per cogliere questa opportunità, come dice la carta al centro della stesa, comunicare chiaramente, effettivamente, quali sono le vostre paure che vi bloccano. Perché questa persona potrebbe essere proprio colui o colei che vi aiuta a scardinarle queste paure, a superarle. E assolutamente di non farvi nessun tipo di problema, di non sentirvi stupidi per questo, di non sentirvi da meno, non sentirvi inferiori, niente del genere, perché tutti abbiamo paura, tutti abbiamo delle difficoltà, tutti attraversiamo momenti più difficili, specialmente se parliamo di salute mentale, specialmente in Italia, purtroppo questa cosa non è molto presa sul serio, quindi immaginatevi le difficoltà che possono avere le persone con qualcosa che non è preso seriamente. Molte volte ci troviamo a dover contare sugli amici perché, per
perché magari ci vogliono bene, quindi magari sono interessata ad approfondire cosa ci succede, quando in realtà magari semplicemente avendo una conoscenza maggiore questo potrebbe essere evitato. Però ecco, avendo trovato una persona qua, vedo che comunque è disposta, questa è un'opportunità. Abbiamo la carta di abbondanza, quindi questa è un'altra riconferma che se voi decidete di aprirvi, otterrete abbondanza in questa relazione, otterrete abbondanza di vedo di amore, vedo di non so perché per alcuni mi arriva denaro, magari questa è una persona in ambito lavorativo o è qualcuno che comunque ha un tipo di collegamento legato al denaro, non so perché, fatemelo sapere se vi va, però vedo che questa è una persona che può portarvi abbondanza anche appunto, soprattutto dal punto di vista affettivo. Ah, ecco, forse è questo, perché sbloccando il vostro chakra del cuore, voi attirate anche il denaro, quindi forse questa è una persona che vi porta l'opportunità di aprire il chakra del cuore. Se vi aprite a questo rapporto, aprite il chakra del cuore e sbloccate anche l'energia del denaro. Questo può essere. Allora, cos'altro variante 1? Cos'altro dobbiamo dire alle persone della variante 1? Sei pronto? Quindi se non ti sentissi pronto, sappi che questa è una situazione nella quale invece tu puoi dare il meglio di te e dando il meglio di te puoi ottenere bellissimi risultati. Questo è il messaggio per te, variante 1. Io spero di esserti stata utile. Come sempre, se ti va, fammelo sapere con un commentino qua sotto. Io ti ringrazio della visione e passo alla variante successiva. Ciao, variante 2, tu hai scelto questa pietra bianca. Andiamo a vedere che cosa devono dirti le carte e soprattutto ad analizzare la tua situazione per capire questa persona perché è nella tua vita e se ha senso che rimanga. Quindi, che cosa dobbiamo sapere riguardo a questa relazione, variante 2, ci riferiremo in questo video a una persona specifica, l'ho già detto nella variante 1, non a gruppi di persone. Se volete che faccia anche gruppi di persone, potete dirmelo qua sotto nei commenti, magari gruppi lavorativi o gruppi di amici, gruppi familiari. In questo momento mi focalizzerò su una sola persona. Andiamo a vedere se questa persona deve rimanere nella tua vita o meno, qual è un po' il background, cosa sta succedendo e perché questa persona è nella tua vita. Abbiamo la carta dell'eremita, abbiamo la carta dell'asso di pentacoli al contrario, il 10 di coppe. Il 2 di denari. Cos'altro? Cos'altro? Variante 2. Regina di bastoni. La forza al contrario. Cos'altro? Due di bastoni, il giudizio. Cos'altro? Abbiamo il tre di denari al contrario. Cos'altro? Ultima carta, per favore. Una sola. Ok. Il sei di denari, che però è uscito in posizione in realtà trasversale. E poi sul fondo del mazzo abbiamo il 2 di coppe. Ok, questa è una relazione affettiva, da quello che vedo. Non è detto necessariamente che sia per forza così, però per la maggior parte delle persone che guarderanno questo video, credo che sia una relazione di coppia, una relazione affettiva dal punto di vista romantico. Per altri potrebbe essere anche un altro tipo di relazione. Magari di amicizia, ma vedo che è una relazione a due, cioè come se fosse una relazione chiusa. Non ci sono altre persone che interferiscono o che in qualche modo entrano ed escono dal vostro rapporto. Esempio, se prendiamo delle amicizie,
Questo è un amico o un'amica che tendete a vedere da soli, non avete amicizie in comune, non avete terze persone che a volte si incontrano insieme a voi, non c'è niente di tutto ciò. È una persona che voi conoscete, e che probabilmente anche al contrario, lei o lui conosce voi, da una circostanza che non coinvolge altre persone. E se invece si tratta di ambito affettivo, anche in questo caso, magari una persona che avete conosciuto online o una persona che avete conosciuto in qualche modo in un ambiente dove vi siete incontrati senza influenze esterne, quello che voglio dire è che questa persona non è un amico di amici o un amico di parenti o un amico di qualcuno che già conoscete. Non ci sono conoscenze in comune, quindi questo perché vi dico questo? Perché quando noi conosciamo una persona così, non ci sono pareri esterni che ci possano influenzare in nessun modo, quindi il parere che avremo di quella persona sarà direttamente, semplicemente per come quella persona si comporta nei nostri confronti. Non avremo nessuno che prima magari di conoscerlo o conoscerla ci ha dato una sua idea, ci ha dato un suo parere. E questo da un lato può essere positivo perché almeno non abbiamo influenze esterne, siamo noi a poter giudicare a seconda di come questa persona effettivamente si comporta con noi nel qui ed ora, e non importa chi quella persona sia stata nel passato, stessa cosa noi verso questa persona. Dall'altro lato può essere negativo perché non abbiamo nessuno a darci un parere esterno, quindi nel momento in cui magari potremo avere a che fare con una persona manipolativa, è come se non avessimo dei feedback. Quindi è qualcosa che è particolare. Questa è una relazione che potrebbe mettervi veramente molta ansia, vedo dubbi, e quindi molto spesso preferite stare soli. Preferite stare soli e aspettare di avere delle risposte. Risposte che però, da quello che vedo, potrebbero tardare ad arrivare. Vedo che voi state cercando di comunque lavorare su di voi, state cercando di preservare la vostra energia, che in questo caso è rappresentata dalla regina di bastoni, quindi di non dare via, per così dire, la vostra vitalità in questo rapporto, ma sto cercando di preservarla. Questa è una persona che potrebbe a tratti farvi sentire un po' fuori equilibrio, altre volte invece potrebbe darvi degli input positivi, e è abbastanza ambigua la situazione, quindi voi non riuscite a comprendere. Inoltre avete un po' l'impressione che questa persona è come se stesse sempre ad aspettare voi, è come se stesse sempre ad aspettare che voi abbiate tempo libero per lui o per lei. Quindi questo vi mette un attimo in allarme perché è come se non avesse una vita, quasi, o almeno questa è l'idea che vi ha dato, però non è vero, non è detto che sia così, non è vero, ecco, stavo per dire, quindi forse scopriremo durante questa lettura che non è vero. Semplicemente potrebbe essere qualcuno che ama condividere il proprio tempo con voi. Quindi adesso andiamo a ispezionare. Vedo che comunque da parte vostra c'è una voglia in questa relazione, in questa situazione, di avere un rapporto reciproco, quindi c'è la voglia di ottenere il 10 di coppe. Il vostro obiettivo, non penso solo in questa relazione, ma in realtà in tante altre, sia quello del 10 di coppe. E in questo momento state cercando di gestire sia il vostro mondo interiore, sia questa persona, la relazione con questa persona. Per alcuni che guardano questo video potreste non avere solo questa persona nella vostra vita, potreste avere anche più, per esempio, se ripeto un'amicizia, più amici, oppure se è una persona che state vedendo in ambito sentimentale, magari avete altre opzioni. Però, se per esempio questa è un'amicizia e avete altri amici, non avete presentato i vostri amici a questa persona o viceversa. Penso perché vogliate capire veramente con chi avete a che fare prima di unire i mondi, ecco, di queste persone. E lo state facendo perché prima potreste aver avuto esperienze negative, nelle quali magari avete sperimentato dei comportamenti che non vi sono piaciuti, e quindi magari facendo incontrare varie persone tra di loro, e quindi adesso diciamo che vi guardate un po' di più le spalle. Allora andiamo a chiarire un po' le carte che sono uscite. Vorrei avere una carta di chiarimento, per favore, per
La carta della forza. Perché abbiamo la forza come prima carta della seconda riga? Perché abbiamo la forza. Abbiamo la carta del 9 di pentacoli. Sì, avete proprio l'impressione, questo è quello che ha suscitato in voi, che questa persona non abbia la capacità di star sola. E che quindi... Vediamo perché avevo il giudizio. Dicevo che quindi... Questo ovviamente è quello che voi percepite, poi vi dirò cos'è veramente, ma quello che voi percepite è che questa persona potrebbe, ripeto, non riuscire a star sola, essere sempre in attesa e non darvi un'impressione genuina. Andiamo a vedere perché c'è il giudizio. Abbiamo il 7 di spada, bastone al contrario. Perché c'è il giudizio? Mi date un'altra carta, per favore. Abbiamo l'imperatrice al contrario. Penso che non siate connessi con la vostra intuizione. Io penso che la risposta sia le vostre paure vi stanno giocando un brutto scherzo in questo senso, perché questa persona potrebbe non essere come appare. Potrebbe non essere come appare. Vedo che da parte vostra non c'è nemmeno collaborazione e c'è questa ricerca spasmodica costante dell'equilibrio e del bilanciamento interno, ma è come se non riusciste mai a sentirlo, a raggiungerlo. Perché io vedo questo, ve lo dico, quindi ve lo dico, quello che vi impedisce di arrivare al vostro obiettivo del bilanciamento è ciò che accade dentro di voi, non quello che sta facendo questa persona. Lo sapete, se c'è qualcosa che riguarda voi, se magari non è l'altro, io ve lo dico perché in questo modo potete spostare il focus dove deve stare. Molto spesso gli esseri umani tendono a proiettare sull'altro quelle che sono le proprie dinamiche interne. Magari credono che sia l'altra persona esterna a portare questa dinamica. Invece non è così. Molto spesso è così, ma molto spesso non lo è. Quindi nel caso in cui io veda nelle carte che siete voi a proiettare qualcosa sull'altra persona, mi sento di dirvelo proprio perché in questo modo avete la capacità di riprendere in mano la responsabilità e risolvere il problema, altrimenti magari potreste continuare a proiettare sull'altra persona e magari a un certo punto decidere di chiudere i rapporti, attirare un'altra persona simile e ricreare la stessa dinamica così e via all'infinito. Quindi, se questa è una cosa che succede dentro di voi, come in questo caso, penso che possiate in realtà lavorarci. Abbiamo l'asso di bastoni, quindi in realtà questa persona risveglia in voi anche delle passioni. Se questa è una persona che appunto ha a che fare con voi dal punto di vista ambito relazionale romantico, questa è una persona alla quale siete veramente molto molto attratti e che quindi potrebbe risvegliare dentro di voi una passione. È una persona, se è in ambito amicale, che è molto stimolante, che molto spesso riesce a farvi ritornare quella voglia di fare delle cose diverse. È una persona che vi porta stimoli, vi porta nuove idee, vi porta qualcosa di dimenticato per voi. Quindi qualcuno che vi risveglia la voglia di vivere, possiamo dire per farla breve, che magari da soli non riuscite ad avere in certi momenti, ecco. Quindi questo è molto importante. Credo che il motivo per il quale l'universo ha messo questa persona nella vostra vita sia questo, e che in realtà sia utile a voi avere una persona così intorno, perché vi riporta quel senso di passionalità, sì, vi risveglia un po' il fuoco interiore, potremmo dire. E qua, ripeto, potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa. Se questa è una persona in ambito lavorativo, potrebbe portarvi molte idee creative, potrebbe portarvi nuove idee dal punto di vista appunto lavorativo, nuovi progetti, qualcosa che magari voi non considerereste proprio perché ha un modo di vedere di differente, diverso.
Andiamo a vedere un'altra carta, per favore, se si può. Abbiamo il 3 di bastoni e abbiamo il diavolo al contrario. Credo che voi dobbiate prendere un attimino di tempo per contemplare tutto ciò che sta dentro di voi. E lo ripeto, perché secondo me qui si tratta di qualcosa che accade dentro di voi. E se avete dei problemi di fiducia nei confronti di questa persona, penso che state proiettando. Ricomincio, con lo stesso paragrafo di prima, perché vi ho già detto questa cosa in questa variante e è di nuovo uscita la stessa identica risposta in queste due carte. Penso che veramente il vostro team spirituale con queste carte voglia dirvi e ribadirvi questo concetto, perché forse per molti non è semplice rendersi conto che si sta proiettando una dinamica interna. È molto difficile, molto molto difficile, sono poche le persone che riescono a rendersene conto. Perché è più semplice, no? Inconsciamente viene più semplice proiettare sull'altro. E quindi non sto dicendo fatevi esami di coscienza, fustigatevi perché è colpa vostra. No, perché poi ovviamente questa è la cosa automatica che viene da fare. No, non è colpa vostra, non è colpa di nessuno, semplicemente è una dinamica interna che avviene perché avete magari subito qualcosa di molto grave, molti traumi, c'è qualcosa che vi blocca, c'è qualcosa che non vi fa sentire al sicuro, c'è qualcosa che vi terrorizza, secondo me, nelle relazioni e non è colpa vostra. Sicuramente non avete colpa in questo. Non dovete essere puniti per questo o cose del genere. Però rendervi conto che è qualcosa di interno, quindi che non c'è niente di sbagliato magari nell'altro. Magari quella persona ha un modo di fare, di parlare che vi ricorda qualcuno che potrebbe avervi traumatizzati, e questo è un altro discorso. Quindi, se è così, attenzione quando scattano i trigger, attenzione quando scattano quei momenti nei quali potreste rendervi conto di non stare parlando nella vostra mente con la persona che avete davanti, ma con quella persona che vi ha traumatizzato nel passato. Ed è come essere una sorta di. È come non essere in sé in quel momento, no? Quindi credo che in realtà questa persona vi stia paradossalmente portando delle opportunità per guarire dei traumi. Sappiamo che se noi utilizziamo questi trigger quando si attivano in modo costruttivo, ovvero andiamo nel trauma, andiamo a vedere che cosa è successo, magari visto che sicuramente abbiamo acquisito una prospettiva più adulta rispetto a quando è successo il trauma, in questo momento se con questo trigger andiamo a rivisitarlo, riusciremo a vedere cosa veramente è successo, riusciremo a capire, tirare le fila della situazione e avere una comprensione più 360 gradi e soprattutto processare quello che è successo. Quindi questo potrebbe essere il caso, questa potrebbe essere l'opportunità. Quando questa persona fa qualcosa che vi fa star male, chiedetevi se non è già successo. E non sto parlando di cose gravi, perché non è questo il caso. Se avete una persona intorno che vi fa delle cose gravi, non è questa la lettura per voi. Questa è una persona che inavvertitamente, magari con delle parole o che non qualcosa di grave, ripeto, ma questa è una persona che con i suoi modi di fare potrebbe ricordarvi qualcuno che vi ha traumatizzati e questa persona qui non lo fa apposta, non deve essere una scusa, non saprei come esprimerlo. Questa persona è semplicemente il suo carattere, è semplicemente il suo modo di fare, non è qualcosa che non assomiglia minimamente a chi vi ha traumatizzati, questo è solo un modo di essere. È una sfumatura della sua personalità o anche semplicemente il colore di capelli di questa persona paradossalmente potrebbe risvegliare qualche memoria in voi. Il suo viso, come è fatto il suo viso, come parla. Capite che non sono cose intenzionali, ecco di queste cose sto parlando. E vedo che c'è il diavolo al contrario, quindi questo è veramente un chiaro segnale al fatto che non c'è quella tossicità che voi andate cercando in questa persona. Vedo che cercate tossicità perché, appunto, anche laddove a volte non c'è, perché ne avete sperimentata così tanta che dite: vabbè, a questo punto io me l'aspetto. Dietro l'angolo arriva, prima o poi, lo so già, arriva. E invece no, in questo caso vedo che potreste perdervi una bella opportunità. Quindi, per come quella variante 1, il messaggio è abbastanza simile. E mi sento di dirvi, forse non vi potete capacitare del fatto che forse finalmente nel vostro percorso è arrivata una persona che non vuole farvi del male. Quindi questo potrebbe essere il problema.
Ci sono delle credenze anche limitanti che vi frenano in questo momento e che vi dicono che voi non potreste mai avere una persona del genere nella vostra vita, perché tutte le persone che avete incontrato erano tossiche, quindi per forza lo deve essere anche questa. Ma non è detto, non è vero, non è così. Che cos'altro dobbiamo sapere per le persone della variante numero 2? Perché abbiamo l'asso di pentacoli al contrario. Allora, con questa persona in realtà potrebbe esserci la capacità, la possibilità di costruire una relazione molto stabile. Questa è una persona che risveglia la vostra energia maschile dell'azione, quindi, ripeto, vi porta nuovi stimoli, nuove idee, vi fa agire, vi aiuta anche ad agire in certe cose in cui voi magari da soli non ci riuscite. E poi è una persona che ha un'energia maschile sana, quindi è come se vi contagiasse con questa sua energia, contagiasse la vostra ed energia maschile. E poi qua abbiamo appunto entrambe le carte al contrario, quindi credo che ancora ci sia un blocco energetico perché in qualche modo voi potreste non fidarvi e non lasciare che questo si possa manifestare. Sul fondo del mazzo abbiamo infatti il 5 di bastoni che corrisponde a un conflitto e che in certi casi potrebbe avvenire tra di voi. Non mi stupirei se tra le persone della variante 2 e la persona della quale hanno chiesto ci fossero dei conflitti spesso o ci fossero delle incomprensioni, di misunderstanding. Potreste avere molto spesso questo tipo di dinamica. Perché fondamentalmente siete molto tesi e potreste. Sono usciti l'asso di bastoni, il re di bastoni, quindi la regina di bastoni, quindi vedo molta passione, molto fuoco. O voi siete segni di fuoco, o lo è questa persona, o entrambi, oppure in generale c'è un'energia molto passionale. Quindi la passionalità, anche dal punto di vista sessuale, quando non viene espressa e sfogata, purtroppo a volte si può anche tramutare in litigi, perché sempre di quello si tratta, l'energia passionale sempre quella è, anche quando si litiga si può essere passionali, no? Quindi ovviamente non stiamo parlando necessariamente di un partner romantico, quindi nel caso in cui fosse un'amicizia, è una persona molto passionale, potreste esserlo anche voi, quindi potreste scontrarvi per la passionalità dei vostri caratteri semplicemente, ma questo non significa che abbiate a che fare con qualcuno di cattivo o che lo siate voi. Quindi questo potrebbe essere il dubbio che vi porta a chiedervi oggi: devo tenere questa persona nella mia vita? Questa persona ha fatto il suo tempo, se ne deve andare o meno? Forse sono proprio questi conflitti che potrebbero avervi stancati, potrebbero avervi portati a chiedere: devo ancora continuare a portare avanti questa relazione. Allora, vado a chiedere adesso agli arcani maggiori, però penso che anche in questo caso la risposta sia abbastanza evidente. Allora, devono tenere, tra virgolette, ovviamente, la persona della quale chiediamo? Sì. Il mondo al contrario mi parla del fatto che non va chiusa questa situazione. E che in questo caso assolutamente tenere questa situazione aperta vi può impedire di morire. Mi è arrivata questa cosa. È una metafora, ovviamente, ma qui abbiamo queste carte di Victoria che ci mostrano. Questa carta del mondo ci mostra un cimitero di statue che sono. È come se fosse dall'altra parte del velo. Cosa c'è dall'altra parte del velo? Non è detto che ci sia questo, non lo sappiamo, però dall'altra parte della barriera dove voi siete soli con voi stessi e non c'è questa persona, io vedo che c'è molto grigiume, mentre invece le carte che abbiamo visto prima sono molto colorate. Quindi vedo che nel momento in cui vi autoisolate e tagliate fuori questa persona perché forse avete paura, è come se vi spegneste, tutto diventasse grigio e non aveste la capacità di sentirvi così vivi come quando siete in contatto. Fondamentalmente questa carta mi vuole dire che ne vale la pena, anche se ci sono dei conflitti perché i vostri caratteri potrebbero cozzare, però ne vale la pena perché questa persona, proprio con la sua passionalità, che è quella che crea i conflitti purtroppo, in realtà è la stessa energia che porta anche delle idee innovative, creatività, come dire, tanti stimoli. Quindi quella stessa energia che non sopportate forse in questa persona a volte è la stessa che vi porta le cose positive, che l'universo
vuole che vi arrivino perché vi ha mandato questa persona proprio per questo, per risvegliare l'energia passionale e creativa in voi. Forse avete attraversato anche un periodo molto nero e avete bisogno di creatività, avete bisogno uscire dagli schemi, uscire dal grigio, uscire dalla razionalità, sognare, fare cose diverse, essere più creativi. Anche avete bisogno magari di più energia sessuale nella vostra vita, se questa è una persona in ambito romantico. Magari è proprio questo, no? Anche lo scopo per voi. Andiamo adesso a chiedere una carta da questi oracoli. Che cosa dovete dirmi per le persone della variante numero 2? Qualcosa in particolare che devono sapere le persone della variante 2? Abbiamo la carta di Sigil Symbols. Cos'altro? Se ne chiedo i tarocchi. E poi abbiamo Birth Midwife. Un'altra carta, per favore, variante 2. Cosa dobbiamo sapere? Abbiamo la carta di Mother. Abbiamo la moglie e la mamma. Allora, questo è molto specifico. Per alcuni questo potrebbe rappresentare una figura che voi percepite come una figura materna. O comunque qualcuno che è accogliente, qualcuno che vi comprende, qualcuno che vi... Sì, vi accoglie nel grembo materno un po', no? Ecco, questa è energia. Poi non è detto che sia così, ma è una persona molto accogliente, una persona che sì, vi stimola dal punto di vista passionale, ma è anche una persona accogliente. Quindi credo che in realtà abbia una buona energia maschile. Come abbiamo detto finora, è anche una buona energia femminile e in bilanciamento. Quindi è importante per voi forse vedere questo aspetto. Vedo che c'è ovviamente la dualità di questa persona, perché non è detto che voi abbiate compreso la sua natura. Questa è una persona molto particolare comunque, lasciatemelo dire, perché è molto molto particolare. È un qualcuno che... È come se si rinnovasse costantemente, è come se fosse sempre comunque vivo, attivo, pieno di idee, pieno di cose belle da fare, pieno di stimoli, però allo stesso tempo ha questa energia materna che accudisce. Quindi è qualcuno che vi stimola allo stesso tempo, vi fa sentire vivi, ma vi fa sentire anche protetti. Ecco, potete sentirvi molto a vostro agio, al sicuro con questa persona. Andiamo adesso a chiarire perché abbiamo le carte, la carta dei sigilli. Perché è uscita questa carta per la variante 2? Variante 2, perché abbiamo questa carta? Abbiamo il 10 di pentacoli al contrario con il mondo al contrario. Di nuovo il mondo al contrario, già uscito prima. Vedo che il problema per voi potrebbero essere in certi casi le aspettative. O vostre o dell'altra persona, vediamo di chi. Di chi? Di chi? Mi dite per favore qualcosa di più specifico. Di chi sono le aspettative? Di entrambi. Allora, ci sono delle aspettative in comune, ovvero entrambi vorreste che questa relazione potesse sbocciare e diventare qualcosa di molto importante. Il 10 di Pentacoli è una relazione molto stabile. Una relazione nella quale ci si può fidare l'uno dell'altro, ci si può raccontare, ci si può aprire, ma ci si può anche aiutare a vicenda. Quindi la persona del 10 di coppe, la relazione con la persona nel 10 di coppe è qualcuno dal quale noi possiamo andare in qualsiasi momento, dal quale noi ci sentiamo capiti, ci sentiamo apprezzati, incoraggiati e sostenuti. È una persona che crede in noi.
E viceversa, ovviamente, perché sennò non è una relazione, no? Quindi io vedo che c'è questa bellissima aspettativa da parte di entrambi, ma il fatto che ci sia questa aspettativa è come se mettesse entrambi in questa energia di tensione, di allarme quasi, e si ha così tanta paura di far crollare il tutto che alla fine inevitabilmente si litiga perché la tensione è tanta. E quindi questo. Molto particolare questa cosa. Direi non solo la persona è particolare, ma forse lo siete anche voi. Forse lo siete anche voi. Avete un'energia molto simile, vi specchiate molto. E anche la relazione è molto particolare. Le dinamiche che ci sono belle perché se sapute vedere e prendere e comprendere sono belle, in realtà, sono belle energie. Però vedo che forse non stanno venendo gestite nel modo giusto, quindi è come se esplodessero a un certo punto, no? Immaginatevi un ordiglio particolarmente esplosivo, se non maneggiato con cura esplode, no? Però magari facendone buon uso può avere un effetto molto molto bello, potente, cioè può creare qualcosa di bello. Forse ho fatto l'esempio sbagliato, vabbè. Però per farvi capire, un'energia molto potente può creare qualcosa di immenso, ma se non è saputo gestire esplode, semplicemente crea dei problemi, cioè distrugge tutto ciò che c'è intorno a sé. Questo è quello che c'è tra voi e questa persona. Questa è l'energia della vostra relazione. Abbiamo di nuovo il mondo al contrario, quindi mi sento di dirvi che queste carte vi vogliono veramente ricordare e dire che questa relazione non va chiusa, che questa persona è destinata a rimanere nella vostra vita ancora per un po' di tempo, perlomeno, poi si vedrà perché vi ricordo sempre che le energie delle carte sono cambiano, sono in continua trasformazione insieme a voi, quindi adesso, nel momento in cui avete aperto questo video, qualsiasi sia il momento della pubblicazione, l'energia che c'è qui vi dice di continuare questo rapporto, questa relazione, perché assolutamente è qualcosa di positivo. Il problema di percezione per voi potrebbe essere che questa è anche una challenge, perché per andare d'accordo con questa persona, per ritrovarvi in un punto comune, dovete in qualche modo mettere in discussione voi stessi, mettere in discussione quelle che sono le vostre dinamiche interne e mettere in discussione cosa vedete nell'altro e cosa vedete dentro di voi. Come diceva prima, c'era il tre di bastoni, quindi questo tre di bastoni, tra l'altro, è molto particolare perché fa vedere questa donna che guarda in questo pozzo e che sta. Mi viene in mente Silente in Harry Potter quando. Oddio, non mi ricordo, si chiamava il dimenticatoio, quando guarda i suoi ricordi nel dimenticatoio. Non ricordo se, non penso si chiamasse così. Oddio, fatemelo sapere nei commenti, sicuramente siete più bravi di me. Molte volte non mi ricordo i termini e voi mi correggete, quindi grazie mille. Fatemelo sapere nei commenti come si chiama. Insomma, il pensatoio, non lo so. Comunque, praticamente lui semplicemente depositava le sue memorie in questo, in questa sorta di potremmo dire pozza con questa acqua magica e poi quando voleva poteva andare a riviverli. Ecco, mi ricorda quello e mi ricorda tutte le cose che voi potreste aver attraversato, quindi tutti i vostri ricordi, mi ricorda come il vostro inconscio, quindi immergendo la testa nel vostro inconscio, nei vostri ricordi come Silente faceva in quel caso, potete andare a rivisitare il perché in questo momento voi con questa persona, in questa dinamica, in questa relazione avete quelle determinate reazioni. Forse non arrivano da questa persona, ma arrivano da qualcosa che vi è successo prima. Ripeto, questa persona magari ha dei modi di fare delle parti del suo carattere che vi ricordano qualcuno che vi ha traumatizzati. Quindi è importante vedere questo perché altrimenti rischiate di distruggere la relazione con questa persona che onestamente mi sembra in realtà qualcuno di valido, perché è come se non riusciste a vederlo, non riuscite a vedere la persona, ma vedete solo quello che vi porta il trauma a galla. Quindi questo, andiamo a chiedere adesso agli oracoli degli angeli se abbiamo una carta per voi, un consiglio, variante numero 2. Che cosa dovete dirmi per le persone della variante 2? Ci sono dei consigli. Abbiamo It's up to you, dipende da te. Ecco,
Una cosa che non vi ho detto è che questa persona potrebbe comunque non mettere in dubbio il fatto che tra di voi ci sia, insomma, ci sia qualcosa di positivo. Quindi non vedo questa persona scappare da voi. Forse potreste essere voi a scappare da lui o da lei. Quindi per questo esce la carta di It's up to you. Dipende da te questo rapporto. Dipende da te. Tenerlo in piedi, farlo funzionare o meno, perché vedo che è uscita questa carta qua, ne sono cadute altre e voleva uscire questa. Dicevo, vedo che c'è una resistenza da parte tua. No, non che c'è niente di male, prenditi assolutamente tutto il tempo che ti serve. Però ecco, vedo che c'è la resistenza da parte tua, quindi forse ti viene chiesto di fare un lavoro di introspezione. Prima riuscirai a fare questo lavoro di introspezione e prima riuscirai senza troppe paure a poi interfacciarti con questa dinamica. Allora, dicevo, volevo uscire questa carta che è uscita poi e dice: The situation will improve, quindi la situazione migliorerà. Se hai dei dubbi, delle paure, magari pensi che questa persona non ti comprenda. Non è assolutamente così. Questa situazione migliorerà. C'è questa carta che parla di speranza, quindi questo. Andiamo a chiedere adesso un'altra carta, variante 2. Che cosa dovete dire alle persone della variante 2? Abbiamo If you believe, se ci credi. E sì, quindi hai assolutamente la possibilità. Tempistica, within the next few weeks, scusate, quindi addirittura neanche mesi o settimane, nelle prossime poche settimane potrebbe succedere qualcosa di bello, di positivo, che vi fa ritornare in un'energia armoniosa. Quindi, se non c'è stata armonia tra di voi, vedo che nelle prossime poche settimane assolutamente le energie cambieranno e si trasformerà. Tutto quanto si trasformerà in qualcosa di molto migliore di quello che c'è adesso. Credo che questo video, se non ti è capitato per caso, ti possa dare magari dei piccoli input per capire effettivamente che cosa sta succedendo. Quindi magari, ovviamente, se lo senti risuonare soltanto, magari dopo questo video potrai avere più consapevolezza riguardo al perché tutto ciò accade. Ovviamente, ripeto, sempre solo se la cosa ti risuona e se ti senti interpellato in questa lettura, altrimenti magari non è per te. Quindi assolutamente le carte mi dicono sì, le carte mi dicono tieni questa persona nella tua vita, anzi, oserei aggiungere di mettere energia in questa relazione perché io vedo che questa è una relazione molto positiva e che ti può portare tante cose positive, tanta bellezza, ti può portare tanti stimoli, ti può risvegliare, ti può far sentire vivo o viva, allo stesso tempo ti fa sentire protetto o protetta, non ti fa sentire giudicato e ti dà un posto sicuro. È come se questa persona potesse rappresentare anche questo per te. Quindi questo è il messaggio per te, variante 2, spero di esserti stata utile. Come sempre, se ti va, fammi sapere con un commentino qua sotto e noi ci vediamo molto presto in un prossimo video.